Allora, io ringrazio tutti quanti voi, ringrazio i cari amici che siano tornati a farci visita per questa occasione. Noi oggi festeggiamo non i 150 anni del liceo, ma i 150 anni della intitolazione. C'è una differenza, indubbiamente, il liceo esisteva da prima, ma con questo nome esiste dal 4 marzo 1865. Allora, il nome ci fa entrare nell'ordine del simbolico. L'ordine del simbolico è importantissimo per la vita di tutti quanti noi, non ci potrebbe essere vita quotidiana se non ci fosse una dimensione simbolica che ci guida. Ma l'ordine del simbolico è anche ciò che unisce la storia alla cronaca. Io non vi tederò per lungo tempo, anzi tutt'altro, farò soltanto un breve cenno a quello che dovrebbe essere l'intervento un po' più ampio che poi si spera di fare per la prossima manifestazione. Allora, ho preparato un piccolo PowerPoint che ci qualifica le tappe di questo nostro anniversario. Il punto di partenza è il 1860. Noi sappiamo che prima c'erano stati i gesuiti, poi la notte del 3 dicembre 1767 Toscano Ferro con un drappello di militare si presentò alla porta del liceo, si fece aprire e presentò l'ordine ufficiale di sgombero del liceo. Venne fatta immediatamente la requisizione dei locali, l'inventario di tutto ciò che si trovava all'interno del collegio e del convento dei gesuiti, mutande bucate comprese, quindi anche con molta decisione nell'inventario. I padri gesuiti vennero presi e deportati in pieno inverno a Napoli, poi fuori del regno. Quindi fu un avvenimento estremamente drammatico, che privò peraltro Trapani di quella che era la sua scuola di punta. Dopo alcuni anni venne istituita un'accademia in cui si impartivano alcuni insegnamenti, e questa accademia durò fino al 1835, quando venne inaugurato un real liceo, uno dei soli 14 licei che esisteva in tutto il regno delle due Sicilie. Peraltro nato a Trapani, perché di Trapani era il tenente Giovan Battista Pardella, che allora era ministro del re delle due Sicilie. Proprio per questo motivo uno di questi 14 licei nacque a Trapani. Il liceo andò avanti sino al 1860, quando Garibaldi sbarca a Massara. Il primo atto di Garibaldi, come vediamo, è stato quello di assumere la dittatura, quindi quello di trasformare ciò che poteva essere un atto di terrorismo in un principio di impresa ordinata con un fine, un capo, e quindi uno scopo ben preciso. Secondo punto, il primo passo. Mentre ancora si combatteva a Milazzo, Garibaldi emana un decreto, il 35, che secondo me è fondamentale. Cosa dice? È abolito il titolo di eccellenza per chi che sia. Seconda cosa, non si ammette il baciamano da uomo ad altro. Quindi Garibaldi fa capire subito cosa è venuto a fare non soltanto l'unità d'Italia, ma anche il riscatto delle popolazioni, perché è chiaro che l'eccellenza e il baciamano non lo facevano certamente gli uomini delle classi sociali superiori, lo facevano quelle delle classi sociali inferiori, e Garibaldi mette in chiaro questo. Naturalmente è un decreto puramente teorico, poi l'attuazione pratica sarà stata quasi impossibile, però siamo, come dicevo, nell'ordine del simbolico. E questo primo passo, perché lo considero il primo passo? Perché il secondo passo è questo: il decreto prodittatoriale del 17 ottobre 1860, con il quale, in virtù dell'autorità a lui delegata, viene fatta una legge con un articolo principale, che la legge della pubblica istruzione, la cosiddetta legge Casati, che era stata emanata pochi mesi prima, nel novembre del 1859, in regime di guerra, del conte Casati, ministro della pubblica istruzione, viene recepita in Sicilia, ripeto, Garibaldi ancora era a Milazzo che stava combattendo, non aveva neanche attraversato lo stretto, non si sapeva come sarebbe andato a finire, però il provvedimento, che secondo me è proprio strettamente legato a quello del baciamano, dell'abolizione del titolo dell'eccellenza, è questo: portare la scuola in Sicilia. E quale scuola? La scuola classica, perché la scuola che era stata pensata per fare la classe dirigente. Secondo articolo, cosa dice?
L'insegnamento secondario classico è diviso in gradi, licei e ginnasi. I ginnasi sono propedeutici, i licei sono quelli che danno il titolo finale. Peraltro erano due istituti diversi, c'era un direttore per il ginnasio, un preside per il liceo. 5 anni di ginnasio, ecco perché si parla di quinto ginnasio, parte a quinto ginnasio, 3 anni di liceo. Ogni città capoluogo di provincia avrà il suo liceo. I ginnasi saranno in quei centri che avranno almeno 20.000 abitanti. E questo è pure importante, perché abbiamo detto che in tutto il regno delle due Sicilie c'erano soltanto 14 licei. Qua adesso ce ne fa uno per ogni capoluogo di provincia. In più, i ginnasi, ancora di meglio, perché i ginnasi poi fornivano una licenza, la cosiddetta licenza ginnasiale inferiore, che era utile per poter accedere agli impieghi pubblici. Quindi già fornivano un titolo, quello che sarebbe stato la terza media attuale, che consentiva di inserirsi nella pubblica amministrazione. E l'ultimo articolo che ho estrapolato dal decreto di dittatoriale è ancora più importante. L'insegnamento classico è per ora gratuito. Infatti, se noi andiamo a leggere i nominativi degli alunni iscritti nell'anno scolastico 1861-62, troveremo 45 iscritti al primo ginnasio, e di questi ci sono figli di muratori, ci sono figli di commercianti, di piccoli dettaglianti. Quindi quell'idea di Garibaldi di abolire il baciamano e l'eccellenza e di portare l'istruzione come fonte di riscatto delle classi sociali inferiori diventa realtà con questa scuola, quindi con questo liceo che da Real Liceo Borbonico diventa Regio Liceo. Dico altro perché chiaramente non voglio rubare tempo, però per dire così, per dare un'idea di quello che significava la cultura classica, della dimensione quotidiana della cultura classica, vi dico soltanto il nome del primo preside e dei suoi due figli. Il preside si chiamava Pericle Mancini e i suoi figli Berengario e Leoniro. E vi assicuro che nei registri i nomi degli alunni sono Temistocle, Timoleonte, Pericle, Annibale. Sono questi i nomi che venivano dati ai ragazzi e non erano certi dati per farli vergognare, al contrario, erano dati perché erano nomi di prestigio. E allora, conosciamo tutti la frase che viene attribuita a Massimo D'Azeglio: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Non si sa se l'abbia veramente pronunciata lui, ma in ogni caso ci serve come spunto. Dove si fanno gli italiani? Garibaldi li dice davvero, nelle scuole. E quindi il nostro istituto si trova proprio al posto di combattimento della formazione di questa nazionalità italiana. E lo vediamo dal corpo docente. Vi ho citato il nome del primo preside, Pericle Mancini, che veniva dall'Umbria, ma dobbiamo vedere anche i docenti. Il docente di matematica si chiamava Donato Colombo ed era uno dei mille, proprio aveva partecipato alla spedizione dei mille, si era fermato a Trapani, aveva sposato una trapanese ed è stato incaricato di insegnare la matematica. Il docente di fisica e chimica era Ignazio Lantiasi Rubino di Salemi, il quale aveva guidato l'ambulanza durante la battaglia di Calatini. La filosofia verrà attribuita a Luigi Corleo, fratello di Simone Corleo, colui che aveva aiutato Garibaldi nel progetto di assumere la dittatura. Quindi, come vedete, un vero e proprio liceo garibaldino, non a parole ma nei fatti. L'idea di Massimo D'Azeglio giustamente pescava sulla realtà, perché lo Stato italiano ha un terribile start-up. Preside Melani poco fa ha citato gli anni di formazione, no? Riecheggiando il celebre romanzo di Goethe, gli anni di formazione di Wilhelmeister. Gli anni di formazione del nuovo Stato sono stati indubbiamente anche lunghi e difficili, e la provincia di Trapani più di tutti, perché la prima ribellione che si è avuta nell'Italia unita si è avuta il 16 gennaio 1862 a Castellammare del Golfo. Quindi siamo stati la Presidente della Repubblica e di Castellammare del Golfo, i suoi antenati che ho rintracciato nei registri di nascita e morte probabilmente facevano parte anche di questi gruppi che sono stati in mobilitazione durante quella rivolta. Se ne è occupato il professore Salvatore Costanza in questo libro dal titolo La Patria Armata.
In seguito a questo primo atto e poi tutti gli altri atti di rivolta che ci sono stati, alimentati un po' per le proteste per la legge che imponeva la leva obbligatoria, un po' perché c'erano i tentativi giustamente dell'abbattuto re di ritornare in possesso del suo regno, e quindi cardinale Tintarusso, la Santa Fede e tutto il resto, no? Venne emanata prima per le province dell'Italia centrale la cosiddetta legge Pica, dal nome del proponente, e poi nel 1864 venne estesa in Sicilia. Quindi ci si trovava in un regime di legislazione speciale, corti marziali e tutto quanto il resto. Un altro fronte con cui ci si doveva scontrare era il fronte cattolico, perché i gesuiti erano stati cacciati nel 1767, poi erano ritornati con il regno delle due Sicilie ed erano stati di nuovo cacciati da Garibaldi, perché uno degli altri atti di Garibaldi dopo aver assunto la dittatura fu quello di abolire nuovamente l'ordine dei gesuiti e spogliarli dal regno. Il Piemonte, voi lo sapete, era già ampiamente anticlericale da tempo, quindi quando si fa il nuovo regno di unità d'Italia, i gesuiti, con la loro rivista la civiltà cattolica, sono chiaramente all'opposizione. L'argomento che vi cito è un articolo comparso nel dicembre del 1863 nella rivista dei gesuiti della civiltà cattolica a proposito di una scuola cattolica liberale, che non è da intendere scuola nel senso scolastico, bensì scuola filosofica. Conosciamo tutti Gioberti e gli altri filosofi di questo ramo. I gesuiti della civiltà cattolica escludevano assolutamente che potesse esserci in Italia una scuola cattolica liberale, il cui motto era libera chiesa in libero Stato, cosa che i gesuiti vedevano come fumo negli occhi, e citavano, proprio come esempio di mentitori famigerati, Paolo Sarpi, che sappiamo tutti nel 500 scrisse diverse opere sull'intervento, e Pietro Giannone, un altro filosofo del Settecento, che anche lui proponeva il giurisdizionalismo, quindi il ridimensionamento del ruolo della Chiesa. Da premettere che nel liceo borbonico, quello che era stato abolito, molti dei docenti erano ecclesiastici. Quindi anche quest'altro fronte si pone di battaglia. Un terzo fronte che si pone in quel 1864 è rappresentato dalla Convenzione di settembre, il patto che lega Italia e Francia nella prospettiva di una nuova creazione dello Stato italiano con la rinuncia a Roma per i francesi, no? In cambio dello sgombero delle truppe francesi a Roma. Inoltre, questa convenzione di settembre, che vedete era stata scritta in un testo originale francese, aveva un codicillo segreto che non venne reso immediatamente noto, che imponeva il passaggio della capitale da Torino ad altra città. I governanti elaborarono una serie di soluzioni e alla fine scelsero Firenze. Quando venne reso noto questo passaggio della capitale da Torino a Firenze, a Torino scoppiò una rivolta, ci furono più di 30 morti, il re dovette sciogliere il governo ed affidare il nuovo governo a un generale, Alfonso la Marmora. E con questo arriviamo al nostro Regio Decreto, perché il ministro che propose il decreto, il ministro Giuseppe Natoli, che era un messinese che si era segnalato durante la rivoluzione siciliana del 48, ministro delle pubbliche istruzioni del governo La Marmora, propone il decreto che verrà approvato dal re il 4 marzo 1865. Questo decreto non è soltanto l'intitolazione dei licei, così come se fosse una cosa burocratica, è di più. Leggiamolo. Cosa dice il testo? Su proposta del nostro ministro e segretario di Stato per la pubblica istruzione, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue. Articolo 1. I licei regi, iscritti nella tabella unita al presente decreto, e firmato ad ordine nostro dal ministro della pubblica istruzione, assumeranno la denominazione che nella tabella stessa ciascuno viene assegnata. Articolo 2. Il 17 marzo di ogni anno si celebrerà in ciascun liceo, con l'intervento delle autorità scolastiche locali, del corpo insegnante e degli alunni delle scuole secondarie, classiche e tecniche, una festa letteraria commemorativa dei più grandi scrittori e pensatori italiani.
nelle città in cui vi sono due licei, qui sarà la messa in comune. Articolo 3. Questo giorno sarà segnalato nel calendario scolastico con la denominazione Solennità Commemorativa degli Illustri Scrittori e Pensatori Italiani. Articolo 4. Ogni anno il Consiglio Provinciale Scolastico designerà l'illustre scrittore e pensatore a commemorazione del quale avrà luogo la festa letteraria. E quindi seguito. Quindi, con questo abbiamo una prima risposta al monito di Massimo D'Azeglio, fare gli italiani. E come si fanno gli italiani? Creando dei simboli che possano essere comuni, condivisi. Quindi i grandi pensatori, i grandi letterati. Questa è una scelta che fa onore al governo che l'ha proposta. Quindi non scegliere i grandi guerrieri, non scegliere, scegliere i grandi pensatori e i grandi letterati. E viene emanata la lista. C'è inoltre, quella è la legge, poi c'è la relazione che il ministro Anatoli ha fatto al re correggendo della legge. Un passo di questa relazione è importante perché ci spiega l'intendimento nella scelta dei nomi. Perché poi la gioventù delle scuole liceali abbia quotidianamente, per dire, domestica testimonianza che ad ogni studioso prospetta il bene di potersi mantenere oltre la tomba onorato, in speciale l'isola dove quel corretto maturità di ingegnosi e saggi particolari del suo sapere. Nella scelta delle denominazioni dei licei si è badato possibilmente a che ciascuno di questi rimanga pregiato dal nome di un qualche letterato, scienziato, vegliardo, pensatore politico che sia decoro più proprio della città o della provincia in cui è sempre risieduto. Quindi questa è una scelta importantissima perché uno dei problemi che si è creato all'inizio nella scuola italiana, specialmente nel Meridione, era il problema del decentramento. C'è stata una grande battaglia fatta dai siciliani in particolar modo perché non si facesse un'unica scuola, un unico sistema scolastico per tutta la nazione, ma si facesse in modo che ci fossero delle autonomie regionali, quindi una battaglia non volta in più di un secolo d'anticipo rispetto a quella che poi porterà alla nascita delle regioni. L'unico successo che ottennero in realtà fu la creazione di una sezione del Consiglio Scolastico Superiore della Pubblica Istruzione a Palermo, che però durò soltanto 5 anni. E l'altro successo è questo, la scelta dei nomi, tranne alcuni che sono quelli ai regnanti Savoia, quindi l'omaggio all'aspetto diciamo risorgimentale, gli altri 68, la lista, i mitici 68 ad avere il primo nome in questo decreto del 4 marzo 65, vedete, sono dal liceo di Alessandria in ordine alfabetico al liceo di Vercelli, quello di Trapani il penultimo. Il penultimo perché l'ordine alfabetico naturalmente. Ora, se noi andiamo a guardare con attenzione questa lista, ci troviamo una risposta ad uno di quei fronti di battaglia di cui vi ho detto io. Il liceo di Benevento e quello di Bergamo, intitolati a Pietro Giannone e Paolo Sarpi, risposta testuale a quell'articolo delle civiltà cristiane che vi ho citato in precedenza. Giusto? Quindi capirete bene quindi, come la scelta dei nomi sia una scelta tutt'altro che neutra, quindi che sia una risposta precisa a una parte politica in questo caso che aveva fatto sentire il suo peso, il suo veto all'idea che si riconoscesse una cultura nazionale di cui faceva parte una certa tradizione di pensiero. Risposta data nella pratica con l'intitolazione di questi, ma ce ne sono altri esempi che si potrebbero andare a vedere. Infine, a Trapani abbiamo un eco di questo nelle poesie scritte da un professore, da un avvocato che poi divenne professore del liceo di Trapani, Vito Solina si chiamava. Questo avvocato insegnava nelle classi inferiori del ginnasio e aveva anche una vena poetica. Scrisse alcune poesie pubblicate e altre manoscritte. Tra quelle manoscritte, che però non sono riuscito a trovare, quindi il tempo se ne è andato disperso, ce n'è una che ci interessa, per l'inaugurazione del liceo di Trapani sotto il nome di Leonardo Ximenes. Quindi questa ode da lui scritta è quindi celebrativa di un episodio che non credo venisse a essere del tutto, come dire, anodino nella cultura locale, perché la scelta di Leonardo Ximenes è la scelta di un nome che aveva una collocazione precisa. Una collocazione precisa, esisteva prima del liceo un gabinetto, si chiamava gabinetto Ximenes, in cui si riunivano le intelligenze diciamo progressiste liberali di Trapani. Quindi la scelta di questo nome ci indirizza quindi verso quel lato della politica trapanese. E infine
la festa letteraria di cui abbiamo parlato, no? Quella del 17 marzo, che però per l'occasione, visto che era troppo a ridosso, venne tenuta il 15, 16 e 17 maggio del 1865 a Firenze, dedicata al centenario di Dante Alighieri. Fu la prima festa nazionale italiana, la prima volta che in Italia si celebrava una festa comune, e vennero tutti quanti, c'erano i gonfaloni e le bandiere, c'è un catalogo che li registra metodicamente, di 300 città e comuni italiani. Non c'è quello di Trapani, perché a Trapani non si è trovati d'accordo su chi spedire là, perché c'erano uscire i soldi e nessuno voleva uscire, ha fatto pratico con questo il problema. Quindi mancava quello di Trapani, ma c'erano 300 città e comuni italiani presenti. Fu una festa importantissima perché Dante fu non solo il simbolo della cultura nazionale, ma anche il simbolo della cultura nazionale con un orientamento preciso. Dante Ghibellino venne messo in luce in quell'occasione. Quindi vedete qua, proprio questa è una festa, una fotografia che è stata scattata il 17 maggio del 1865 a Piazza Santa Croce, quando venne inaugurato anche il monumento a Dante Alighieri, fatto proprio per l'occasione con una colletta pubblica. E chiudiamo parlando della festa che veniva istituita, la festa letteraria, la commemorazione letteraria, che venne celebrata anche a Trapani. In quel 1865 preside del liceo di Trapani era Vito Pappalardo, il canonico Vito Pappalardo, che era una delle personalità più importanti della cultura trapanese. Faceva parte di quella scuola cattolica liberale così ferocemente negata dai gesuiti. C'era lui, c'era Pietro Tranchida e c'era Giuseppe Tranchida, scusate, e c'era anche un terzo sacerdote liberale, si chiamava Vito D'Aleo. Questi tre erano i tre sacerdoti liberali che facevano parte del corpo docente dell'istituto, quindi come vedete la battaglia politica e culturale, e che erano stati definiti pietre dello scandalo dal vescovo Ciccolo Rinaldi, vescovo di Trapani, che non volle riconoscere assolutamente l'autorità del nuovo governo sulla nostra città e che ostacolò anche l'operato di questi sacerdoti. Che non fosse una cosa semplice questa commemorazione, ce lo dimostra il fatto che in occasione di questa commemorazione, con i discorsi tenuti da padre Vito Pappalardo, una ode di Vito Solina e un discorso storico fatto da Francesco Lanzani, Francesco Lanzani era professore di greco, era uscito dalla scuola normale di Pisa ed era stato l'unico che quando passò nel 1866 poi la richiesta se c'erano volontari che volevano partire per fare la terza guerra di indipendenza, lui fu l'unico a presentare la domanda per partire, poi non partì, ma insomma né docenti né alunni partirono per la volta, lui fu l'unico, per dire che tipo era questo Francesco Lanzani. Questa festa letteraria fu oggetto di una battaglia che portò alla destituzione di padre Pappalardo dalla presidenza del liceo. E con questo sono finito. Grazie.